Sensibilizzare la comunità e incoraggiare la partecipazione attiva nella dichiarazione di volontà per la donazione degli organi, con l'obiettivo di salvare vite e migliorare la qualità della vita dei pazienti in attesa di un trapianto. È stato questo l'obiettivo dell'ASL Salerno Sportello Amico Trapianti, dell'unità operativa semplice del Dipartimento di Promozione della Salute, della Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino e della Fondazione Scuola Medica Salernitana, nell'organizzare l'evento dalla Scuola Medica Salernitana alla moderna rete trapiantologica. Presso il Museo Virtuale Scuola Medica Salernitana, sita a Salerno in via Mercanti. Come si può donare, cioè come si può esprimere la esprimere, propria esatto. dichiarazione di volontà? Allora, è possibile esprimerla o all'anagrafe, al momento del rinnovo della carta d'identità, oppure è possibile esprimere presso l'ASL Salerno, l'ASL in generale, quindi le aziende sanitarie in generale, che sono degli operatori di ogni distretto che sono in grado di dare informazioni corrette, diciamo, aggiornate, e quindi è possibile in quel caso esprimere la propria dichiarazione, oppure attraverso un foglio nei propri documenti, quindi nei propri documenti personali, dove c'è in effetti la dichiarazione L'esplicita. esatto, esplicita di voler donare, oppure attraverso l'iscrizione ad aido.it. Questo incontro rientra tra le varie iniziative a carattere culturale, come concerti, convegni e mostre, facenti parte di un progetto intrapreso in comune da questi enti, in collaborazione con varie associazioni, che vuole abbinare la conoscenza più approfondita del nostro territorio alla diffusione della cultura della donazione degli organi. Il progetto parte dalla Regione Campania con il Centro Trapianti regionale, per poi diffondersi sul territorio attraverso lo sportello Amico Trapianti presente in ogni provincia, impegnato a diffondere una capillare e precisa informazione sulle attività connesse alle donazioni di organi e ai trapianti che possa rimuovere ogni dubbio e paura nel potenziale donatore. L'approfondimento culturale effettuato attraverso proiezioni multimediali e slides ha riguardato la storia della Scuola Medica Salernitana, considerata la più antica istituzione dell'Europa occidentale per l'insegnamento della medicina e la pratica chirurgica, pratica che attraverso i secoli si è talmente perfezionata da poterci permettere di salvare vite attraverso i trapianti. Ma perché la chirurgia possa mettere in pratica tutti i progressi raggiunti, c'è bisogno della nostra disponibilità a mettere a disposizione gli organi e i tessuti necessari per i trapianti. Sono circa 623 pazienti in lista trapianto, da precisare che le liste sono regionali, per cui la Campania ha 8 donatori per milione di abitanti, molto più basso rispetto alla media nazionale che si attesta intorno ai 26,4 donatori per milione di abitanti, ancora più basso se si fa riferimento a regioni cosiddette virtuose come la Toscana, l'Emilia-Romagna, dove la media sale a 46 donatori per milione di abitanti, e ciò ovviamente si riproduce in un'attesa molto più lunga per questi pazienti che aspettano, 623 pazienti su 6 milioni di abitanti campani, e purtroppo qualcuno non riesce poi ad accedere al trapianto, che è l'unica cura per questi pazienti, e può esserci trapianto solo se c'è donazione di organi.